Kate, duchessa di Cambridge, è un'icona della moda che fonde perfettamente il formale e l'informale, ha affermato un importante commentatore reale. Richard Fitzwilliams ha commentato mentre Kate leggeva il classico per bambini moderno The OWLU Was Afraid of the Dark di Jill Tomlinson su CBeebies domenica. Illustrato da Paul Howard, il libro racconta la storia del piccolo Barbagianni Plop che viene aiutato da altri a crescere in fiducia e superare le sue paure. Nella registrazione, Kate dice, wow, che storia incoraggiante. A volte possiamo sentirci tutti spaventati proprio come il nostro piccolo amico Gufo Plop, ma come ha detto la signora Barnon, è meglio scoprire le cose che ci spaventano prima di prendiamoci una decisione. E con l'aiuto degli altri, spesso possiamo affrontare cose che ci preoccupano. Ora è ora di andare a letto. Notte notte e dormi bene. Per la trasmissione sul canale per bambini della BBC, Kate ha indossato jeans e un maglione Fair Isle. Era seduta in un angolo di una zona boscosa con una cioccolata calda a portata di mano, due gufi di peluche e un fuoco. Fitzwilliams ha dichiarato a express.co.uk, questo è un ottimo esempio della capacità della duchessa di fondere il formale con l'informale, lei è un'icona della moda. C'è un enorme interesse per ciò che indossa, che è importante per la moda britannica. Riesce a sembrare un milione di dollari in alcuni abiti, ricordo il bellissimo abito che indossava alla premiere di James Bond e anche il velo e la maschera che indossava al funerale del principe Filippo, dove era l'immagine della bellezza. Ma anche, uno dei suoi grandi punti di forza è che può sembrare rilassata e informale quando si trova in un campo separato. Ha un talento nel fondere il formale e l'informale in un modo che funziona e fa molto per la moda britannica.